Ciao a tutti da uno sbadato Beach Doctor che si è dimenticato di accendere il microfono nel vecchio video, lo rifacciamo. Mi dispiace, la grafica non sarà fica come quella di prima, ma non ho assolutamente voglia di ricaricarla, vi dico la verità. Il caso che vi presentavo oggi per questo Refertalo Tu è una TC addome di una donna di 60 anni che giunge in PS, accompagnata dal figlio per addominalgia, vomito, diarrea, insorta da qualche giorno, con febbre, brivido scuotente, quindi sospetto shock settico. Il figlio ci dice che la mamma ha preso l'antibiotico la settimana scorsa, quello che aveva in casa ovviamente, cioè senza prescrizione medica, perché aveva il mal di gola. Vi mettevo una serie di rilievi che li trovate nella descrizione del video. Nella descrizione del video c'è anche il link al caso di Radiopedia da cui abbiamo tratto le immagini. Vediamolo insieme a questo punto. Già dalla prima slice non c'erano dubbi che ci fosse del versamento pleurico a destra e anche a sinistra. Questo qui è quello di destra, più rappresentato, e che determina compressione, quindi fenomeni di tipo distelettasico, atelettasico, di alterata espansione praticamente del parenchima polmonare adiacente. Tutti gli stessi fenomeni in piccolo li vediamo anche dal lato sinistro, perché abbiamo una falda di versamento pleurico sempre in sede declive, con la concavità anteriore, come è sempre, cioè la classica disposizione. E avanti gli vediamo una sottile linea iperdensa rispetto al versamento, che è del parenchima polmonare che viene compresso dal versamento, abbastanza tipico. Quindi versamento pleurico bilaterale con fenomeni di natura disventilatoria del parenchima polmonare adiacente più evidenti, fatti più evidenti a destra. Questa era la partenza. Qui vediamo la cupola epatica, attorno alla cupola epatica vediamo sempre una densità liquida, però qui non siamo più in torace, siamo in addome, quindi sicuramente abbiamo una grande quantità di versamento endoaddominale. Vedete che scendiamo e c'è tutto attorno al fegato, scendiamo, scendiamo, questo qui è il diaframma di sinistra, questa linea qua bianca, e quindi vediamo il polo superiore della milza, anch'esso circondato da versamento, per cui possiamo supporre che tutti i recessi peritoneali siano sovradistesi da fluido. In effetti, andando a scorrere, vediamo che poi anche in fossa colecistica c'è del liquido. Qui ci sono delle clip che ci dicono che c'è stata una colecistectomia. Questa non è la colecisti, perché infatti se andiamo a scorrere vediamo che è la flessura epatica del colon. Scendiamo, scendiamo e vediamo che il versamento è ovunque. Anche qui davanti, questo qui è l'utero, questo qui è il retto posteriormente, e qui sotto, visto che ci siamo, ve lo dico già, questo qui è il palloncino del catetere, questo puntino che vedete scuro è il catetere stesso, il palloncino che lo gonfia e la vescica che è pressoché vuota, cioè è distesa solo per l'estensione del palloncino che la tiene in sede, siamo a livello del collo vescicale lì, grosso modo, ecco, potrebbe essere un pelino più in su. Comunque lo possiamo considerare in sede. Visto che siamo qui, vi faccio vedere anche l'utero, come dicevamo, perché a livello uterino vi chiedevo se c'era un fibroma. Effettivamente vediamo questa grossolana calcificazione nel contesto della parete dell'utero, quindi da riferirsi a fibroma calcifico, quello che dà l'immagine moriforme nel Reix addome. E quando abbiamo questo qui è fibroma intramurale, nel senso che è nello spessore miometriale, mentre l'endometrio, che ovviamente qua non è rappresentato perché è una donna presumibilmente in menopausa, essendo sessantenne, è quest'area più ipodensa. È vero che la TC non è magari l'esame migliore da un punto di vista di capacità di dipingere l'anatomia dell'utero, tuttavia rilievi così sono piuttosto grossolani e si vedono tranquillamente. Credo sia saltato a tutti all'occhio che, partendo dal retto e salendo, vediamo un viscere con una parete che sembra molto serpiginosa, un occhio poco esperto, e iperdensa. In realtà la parete non è solo quella lì che state vedendo, iperdensa e serpiginosa, è la muscolaris propria. La parete, forse l'ho apprezzata meglio, adesso vi trovo una slice in cui si veda bene, così capite anzi quello che voglio spiegarvi. Dai, qua, perché stavo cercando una zona con un'ansa non abitata da liquido, non particolarmente distesa da liquido, però sono un po' sfigato, mi sembra, al riguardo. Però dai, qua secondo me già si capisce.
Adesso sto guardando il column di sinistra. Aspetta che scendo. Eccolo qui. Allora, vedete che in realtà questo qui bianco è la muscolaris propria. Tutto attorno vediamo un alone ipodenso, molto regolare, che segue perfettamente la morfologia dell'intestino. Quello non può essere versamento, cioè mentre qui c'è del versamento, perché boh, cioè vediamo sì la linea bianca, poi vediamo tutto grigio, un grigio uguale, cioè si fa fatica a dire è parete, non è parete, è liquido e basta. La parete sembra solo questo. Di qui a sinistra il problema non ce lo poniamo, nel senso che qui in queste slice che vi sto mostrando ora non c'è un significativo versamento attorno, e vediamo invece tutto un ispessimento periferico rispetto a quella linea bianca. Perfetto. Si tratta sempre di parete addominale. Cosa succede? Che a livello della sottomucosa abbiamo edema. L'edema riempie la parete come una spugna, la fa gonfiare e la fa apparire ipodensa, proprio perché l'apporto di liquido abbassa la densità. Quindi normalmente la parete dell'intestino la vediamo filiforme o comunque poco rappresentata. In questo caso distinguiamo addirittura due dei suoi tre strati. Il terzo strato poi sarebbe abbiamo la sottomucosa, la muscolare, e sarebbe quello più interno. Adesso ho un vuoto, perdonatemi, poi mi viene in mente sicuro. Qui non vediamo la classica immagine a bersaglio. L'immagine a bersaglio è scuro, chiaro, scuro, per capirci. In questo caso non vediamo la parete più interna, ma vediamo soltanto la muscolare e la parete più esterna. E ci indica proprio un edema del colon, quindi senza dubbio. Vediamo un po' gli altri rilievi che c'erano. A livello del fegato, da segnalare non c'è molto. Vi ho chiesto se c'era una trombosi portale, non c'è. La porta, allora, aorta la usiamo sempre come riferimento al davanti dell'arteria e al cerchietto. Questi qui sono i pilastri diaframmatici a questa altezza. Questa qui è la vena cava inferiore. Al davanti della vena cava inferiore vediamo la vena porta. Ve la sto indicando con la freccia, la seguiamo. Eccola qua, e qui si biforca poi per entrare a dare le sue diramazioni intraepatiche. E vediamo che non ci sono difetti di riempimento, il suo colore è omogeneo, quindi non ci sono trombosi portali in questo caso. Vediamo anche il coledoco. Di solito io consiglio sempre di andare a cercarlo vicino alla vena porta. Questo vale molto in ecografia, vale comunque anche in TC. Vedete, questa è la vena porta e questo qui è il coledoco, perché decorrono paralleli a un certo punto per breve tratto. È questo puntino qui, mi sposto, è questo puntino qui, e adesso ve lo lascio seguire, è questo puntino qui, è questo puntino qui. E questo puntino qui è assolutamente regolare, è leggermente ipotonico, ma in una persona che ha tolto la colecisti non mi aspetto niente di diverso. E in sede intraepatica vediamo due piccole ipodensità, una è questa sottoglissoniana con un presumibile significato cistico, e questa un po' più grossolana, la cui densità invece non ci dà nessun dubbio, perché se dovessi mettere una ROI qui io mi aspetto che sia sicuramente sotto le 20 unità Hounsfield, e quindi sicuramente liquido. Andiamo a vedere il resto. La milza è a densitometria omogenea di morfologia e dimensioni regolari, quindi non ci dà problemi. Il pancreas, visto che ci siamo, ce lo guardiamo, ha la sua fisiologica lobulatura, è regolare. Veniamo all'istmo e alla testa, e anche qui è ok. All'interno non vediamo il dotto pancreatico principale, quindi non c'è dilatazione dello stesso, quindi tutto perfetto. Sul rene di sinistra, eccolo qui, ok. Non c'ha masse, non c'è niente. Sul rene di destra, eccolo qui, le sue due braccia, il corpo, mi sposto un attimo ed è assolutamente ok. E a livello del rene vi chiedevo se c'erano delle cisti. Sì, ci sono. Questa qui è una cisti renale sinistra, però io vi chiedevo a destra, e anche a destra, eccola qui, c'è. E questa qui si vede un po' sfumatina, ma si vede. E ovviamente non prendono il contrasto, quindi quando ho la presa di contrasto da parte del parenchima renale è il momento, come ad esempio in fase portale, in fase venosa, è il momento in cui riesco meglio a distinguere le cisti, che comunque dovrei riuscire a vedere anche in basale, ecco, perché comunque la densità è diversa. E l'aorta è ok, le sue diramazioni come al solito vediamole al volo, giusto per stare tranquilli. Ah, vi avevo chiesto anche qualcosa sul versamento pericardico, ora che ci penso. Effettivamente c'è una sottile faldina fluida, non parlerei di versamento pericardico, però è una sottile
proprio una modica effusione pericardica. È questa qui, la cui densità è simile a quella del liquido, perché ci appare un po' più chiara, proprio perché è pochissimo. Il miocardio, qui vediamo le due camere ventricolari, no? Questo qui è il setto interventricolare, questo qui è il miocardio, e un pochino di grasso pericardico. Il pericardio è proprio una linea sottile, sottile, sottile. Al di sotto del pericardio vediamo questo sottile versamento. Anche qui, se invece veniamo dietro, vedete che questa linea qua un po' più bianchina, sottile, è il pericardio, e abbiamo un modesto deposito di tessuto grasso subpericardico, e poi abbiamo tutto il grasso invece, quello, il grasso adiposo peripuntale, si dice all'RX, no? Quel grasso che si deposita vicino alla punta del cuore. Quindi io personalmente non avrei dato versamento pericardico, vista l'entità, insomma, anche perché qua i problemi sono ben altri. L'altra cosa, visto che ci siamo, lo stomaco, magari qualcuno ci ha buttato un occhio, qui non possiamo dire niente, nel senso che non è disteso, e quindi boh, c'è qualcosa, non c'è qualcosa, chi lo sa. Qui abbiamo un po' di liquido che ci fa vedere che le pareti sono abbastanza regolari, e poi nella parte che si porta verso il piloro è collabito, e anche in questo caso è difficile dire se c'è un ispessimento parietale o meno, non andrei a pronunciarmi io al riguardo, ecco. Mentre poi il duodeno è che è questo, attenzione, è assolutamente normale, c'è un po' di liquidino, ma in realtà è quello di pertinenza colica, perché vedete qui ad esempio che abbiamo il colon e abbiamo il versamento, vediamo un piano adiposo di clivaggio tra le due strutture che me lo distingue, cioè una banda più scura, perché è grasso, che permette di distinguere il colon con il suo versamento dal duodeno nella sua seconda porzione. Vi dicevo prima, vediamo l'aorta con le sue diramazioni, giusto per stare tranquilli, quindi tripode, sapete che è sempre il primo ad emergere, subito sotto arteria mesenterica superiore, che poi si è tuffata in avanti ed è questa qua, e scendendo la mesenterica inferiore, eccola che origina, è questo puntino piccolo piccolo, è sempre molto piccola, vedete che in questa slice origina e poi si porta in giù. Quindi anche a livello di aorta e di sue diramazioni principali non vediamo niente di che. Linfonodi, c'è qualche granellino, ma davvero roba piccola, ve le faccio vedere. Niente che segnalerei in un referto. Uno ad esempio qui, dove andiamo a cercare i linfonodi? Li andiamo a cercare, come sempre, nello spazio intra-aorto-cavale, quindi tra l'aorta e la cava. Li andiamo a cercare all'ilo epatico, e li abbiamo guardati prima, insomma qui c'è tutto tessuto adiposo, non vediamo patacche, non vediamo linfonodi particolari. Li guardiamo davanti all'aorta, in paraortica destra e sinistra, e effettivamente scendendo in paraortica, ad esempio vedo questo granellino qua, peraltro dentro gli si vede da Dio, in questo caso l'ilo adiposo, perché è scuro tanto quanto il grasso vicino, e dico che è un linfonodo perché compare e scompare. Questo, adesso sposto la freccia e ve lo faccio vedere, compare ed è scomparso due slice dopo. E adesso torno su per farvi il replay, compare e scompare, eccolo lì. Questo è un altro granellino linfonodale, è appena comparso e scompare. Questo è appena comparso, lo vedo meglio, tra quattro slice e scompare. Quindi direi che insomma ci siamo capiti. E poi li andiamo a cercare lungo l'iliache, fino alle pieghe inguinali, quindi seguiamo sia anteriormente che posteriormente le diramazioni iliache. E a livello delle pieghe inguinali vedrete sempre qualche linfonodino così, ma questa è morfologia allungata, non ci fa particolarmente paura. E poi per i criteri RECIST, li segnaliamo se il minorasse supera il centimetro, insomma, comunque se vediamo qualcosa che morfologicamente ci disturba, ecco. Vescica ve l'ho fatta vedere, utero ve l'ho fatto vedere, il colon ne abbiamo parlato. Questo era un quadro di colite ischemica da Clostridium difficile, probabilmente anche legato a quella terapia antibiotica non adeguata che la paziente si è autosomministrata. Spero che stavolta l'audio vada, vi saluto, ci vediamo al prossimo video.